già questa che ci può dare delle indicazioni interessanti, con il finale caratterizzato da un circuito a velletri, con un arrivo posto per arrivare appunto in città in cima ad una rampa, che già qui vedremo qualcosa e capiremo qualcosa di più sulla reale condizione delle atlete in gara e delle grandi favorite. Le prime tre giornate sono particolarmente interessanti, ci daranno già qualche spunto, la fase centrale di questa corsa dedicata invece alla velociste, per poi invece la fase finale, le ultime tappe, con le salite mitiche che hanno fatto, alcune hanno fatto la storia del ciclismo, che verranno affrontate appunto dalle ragazze in questa edizione del Giro Donne. Gigi Sgarbozza, altro volto di Rai Sport oggi alla partenza, giriamo a casa tua, giriamo, quindi puoi darci delle indicazioni assolutamente precise. Beh, conosco benissimo le strade perché sono state la palestra dei miei allenamenti, soprattutto la Appia, i Castelli Romani, la prima salita è Castel Gandolfo, 3 km pendenza 5%, poi Albano, Genzano, Velletri, come ha detto Silvio, penso che il tratto più insidioso sia proprio il circuito finale di 7 km, presenta uno strappo di 1000 metri a metà percorso, a metà circuito, e l'ultimo strappo in salita pendenza 5%. Ritengo, Silvio, penso che la grande favorita sia la Bronzini, capace di vincere i mondiali a Geelong, su un arrivo nettamente più duro di quello di oggi, anche perché recentemente ha corso negli Stati Uniti d'America, ha vinto 4 corse, per cui la ritengo la grande favorita. 17 squadre, 136 atlete iscritte, 134 partenti. Amici telespettatori appassionati di ciclismo, benvenuti a questa 22esima edizione del Giro d'Italia femminile. Silvio Martinella, a cui è affidato il commento tecnico, una griglia di tutto rispetto. Una griglia di tutto rispetto, dici bene Pier Giorgio, tutte le grandi protagoniste internazionali del movimento femminile sono alla partenza di questa 22esima edizione del Giro Donne. Segnaliamo due forfè dell'ultimo momento, abbastanza importanti: l'olandese Kirsten Wild, una delle velociste più forti del lotto internazionale, l'americana Amber Niven. E intanto, come vedete da queste immagini che stanno scorrendo, un'ambientazione assolutamente eccellente, le terme di Caracalla, siamo nel cuore della Roma storica, teatro di partenza di questa prima tappa che ci ha portato dopo 86 chilometri fino a Velletri. Con il dorsale numero 1 la campionessa uscente, l'americana Mara Abbott, e con il 2 Claudia Hausler, la citiamo perché sono le ultime due, come abbiamo appena testé ricordato, le ultime due vincitrici dell'edizione 2009-2010. Silvio, viste le premesse, visto il lotto delle partenti, secondo te è maturo il tempo per un acuto italiano? Ma sai, l'ultima vincitrice italiana è Fabiana Luperini, che vinse nel 2008. Fabiana Luperini, che alla fine della stagione 2010 aveva dato l'addio al ciclismo agonistico, dedicandosi in questa stagione solo ed esclusivamente alle Gran Fondo, che ha conquistato tutte, a quelle a cui ha partecipato, e si è rimessa in gioco. Ora ha voluto riprendere l'attività agonistica, si presenta a questo giro che ha un percorso adatto certamente ai suoi mezzi di scalatrice, ma con obiettivo finale i mondiali di Firenze 2013. Tra le nostre ragazze direi che Tatiana Guderzo, l'ex campionessa del mondo, è sicuramente quella più accreditata, mentre vediamo da questa immagine la campionessa del mondo Giorgia Bronzini, per tenere alto l'onore delle atlete azzurre, e direi che diverse speranze ci sono anche in Elena Berlato, decima nell'edizione dell'anno scorso. Il Giro d'Italia è una gara, soprattutto quest'anno, per scalatrici, io non lo sono. Però nella mia squadra, nella Garmin Cervelo, c'è una grandissima scalatrice che è Emma Puley, e correremo per lei per la classifica generale. Per quanto riguarda la mia corsa, cercherò sicuramente un successo di tappa e sicuramente cercherò di dare onore a questa maglia, che mi sento molto orgogliosa di portarla e anche molto emozionata. Ragazze sicuramente di grande eccellenza, sono le migliori atlete del mondo, le migliori squadre del mondo, ormai l'attività femminile è considerata a tutti i livelli come professionistica, per cui qui veramente abbiamo un parterre straordinario, tutte atlete bravissime, abbiamo peraltro la Bronzini che parte con la maglia di campione del mondo, un ciclismo italiano con le loro atlete che, insomma, crescono non solo nei numeri ma anche nella qualità
delle prestazioni tecniche. Sono due anni che riportiamo in Italia la maglia di campione del mondo, prima con la Coperza, attualmente con Giorgia. A questo mettiamo anche la chicca che Noemi Cantelle si è laureata campionessa italiana anche a cronometro in linea, per cui io credo che sia tutto l'insieme della squadra azzurra, ma del ciclismo femminile in genere, veramente sta rappresentando una bellissima Italia con una prestazione tecnica di assoluta valenza ed eccellenza. Ed ora, con l'aiuto della grafica, andiamo a vedere questi 86 chilometri che ci porteranno qua da Roma fino a Velletri. Silvio, questo è lo snodo del tracciato che sta maturando. Sì, la planimetria che Francesca Portinari, la nostra regista, ora puntuale arriva anche l'altimetria, appunto a cercare di farci capire, a spiegare meglio quali sono le difficoltà che quest'oggi incontrano le atlete. Abbiamo visto partenza da Roma, primo Gran Premio della montagna di tappa e di questo 22esimo giro donne a Castel Gandolfo, dove appunto è fissato un Gran Premio della montagna di terza categoria, per poi arrivare a Velletri e percorrere per quattro volte questo circuito di 7 chilometri, con l'arrivo che poi è fissato al centro del paese, dove le atlete passeranno solo per l'arrivo, quindi il circuito passerà appena sotto alla rampa finale, dove è posto appunto l'arrivo di questa prima tappa, 82 chilometri in totale che le atlete dovranno percorrere. Telecamera mobile, la Moto 1 che avete visto ha indugiato giustamente sulla maglia tricolore di Noemi Cantelle, che abbiamo ascoltato prima, poi in sequenza il presidente della Federciclo Renato Di Rocco. Adesso con queste immagini appunto siamo avete visto anche prima il chilometro zero con il cartello mostrato dal direttore di corsa Giuseppe Rivolta. Si parte naturalmente con un'andatura non folle, perché la strada è leggermente in ascesa e poi qua siamo sul pavé. Sì, qui siamo tra l'altro alla partenza, queste sono le mura aureliane, quindi siamo all'interno della Roma secolare. Esatto, e nei primi chilometri le atlete dovranno percorrere anche la Piantica, che notoriamente è una strada che è rimasta così come lo era tanti secoli fa, e quindi insomma giustamente prendono anche le cautele del caso. Non c'è quella bagarra che molto spesso anima le corse del ciclismo femminile fin dalla partenza, appunto perché le atlete cercano naturalmente di superare queste difficoltà per poi lanciarsi in quello che sarà la battaglia di questa prima giornata di gara. Tu Silvio l'hai già citato, il primo Gran Premio della montagna posto a Castel Gandolfo, altra località che ovviamente non ha bisogno di alcuna presentazione sia per la bellezza naturale che per importanza storica, la rappresentanza tuttora nel culto cattolico. Dicevamo, Castel Gandolfo, primo Gran Premio ed unico Gran Premio della montagna dopo 36 chilometri, quindi si comincia subito a salire. Sì, si comincia subito a salire, una prima giornata, mentre qui vediamo proprio da queste immagini che siamo passati velocemente con la nostra sintesi proprio al Gran Premio della Montagna di Castel Gandolfo, che il gruppo ha affrontato anche qui con una certa tranquillità. Siamo ormai ai 1000 metri dove aver fissato questo traguardo che assegnerà inevitabilmente anche la prima maglia verde della classifica generale del Gran Premio della Montagna. Curiosa questa immagine sulla VOS che si guarda a destra e a sinistra e continua a farlo, perché naturalmente da buona cannibale non vuol mollare nulla e controlla sempre. Sì, lei è abituata a vincere su ogni terreno, fortissima su strada, fortissima in pista, fortissima nel ciclocross. Non credo che voglia andare a sprintare per il Gran Premio della Montagna, ha ben altre ambizioni la campionessa olandese, ma come vedete corre davanti, attenta, non vuole assolutamente farsi sorprendere da nessuno. Alle sue spalle abbiamo visto ancora una volta la maglia tricolore di Noemi Cantelle, lo ricordiamo, la scorsa settimana due volte a segno sia a cronometro che nella prova individuale su strada. Adesso siamo più o meno ai 500 metri, eccola inquadrata in primissimo piano dalla nostra Moto 1, la varesina che ha colto un indubbio doppio successo, che abbiamo sentito insomma con quanto orgoglio poi lo rivendichi, Silvio. Certamente ha fatto una settimana tricolore straordinaria, ha raccolto il massimo del bottino
che in pratica era la sua portata, vincendo e stravincendo sia la gara a cronometro che la gara in linea. Gara in linea che ha letteralmente dominato insieme a Tatiana Guderzo per poi batterla abbastanza agevolmente allo sprint. E ora si presenta questa edizione del Giro Donne con ambizioni, a mio avviso difficilmente potrà lottare per le primissime posizioni della classifica generale, perché ci sono delle tappe di montagna forse troppo impegnative per le sue caratteristiche, ma sarà a mio avviso una delle più importanti cacciatrici di tappa. Allora, siamo ai 400 metri, davanti c'è la Andrea Dvorak con la Vita Forno d'Asolo, sono tutte lì, uno spartitraffico che ha canalizzato e naturalmente ha ristretto per forza di cose il gruppo. Adesso andremo a vedere come si giocheranno questo Gran Premio della Montagna a Castel Gandolfo, come dicevamo, dopo 36 km e 50 metri dalla partenza. Ecco, lanciato lo sprint, attenzione la Scandolara, la nostra Valentina Scandolara, che va ad imporsi sulla Alessandra De Torre, poi la Ashley Mullman, la russa Ashley Mullman, poi la Petra Jikman e la Lise Nosvold, la norvegese Nosvold. Ricordiamo che i punti vengono assegnati ovviamente in ordine crescente dalla prima alla quinta, quindi 5-4-3-2-1. E così Valentina Scandolara, classe 1990, veronese, una delle nostre migliori giovani, che ha, sì, insomma, ha avuto lo scotto del passaggio di categoria, ma ora piano piano sta trovando la sua dimensione, si toglie questa soddisfazione di indossare la maglia verde vincendo il primo traguardo Gran Premio della Montagna di questa edizione del Giro Donne. Valentina Scandolara che approfitterà di questa partecipazione al Giro per preparare i campionati europei di Offida, dove sarà una delle nostre punte di diamante. E adesso assisteremo a continui saliscendi che ci porteranno fino qua a Velletri. Alla fine c'è una sorta di mini circuito da ripetere quattro volte, Silvio, e ovviamente le atlete a quel punto sapranno perfettamente affinare anche la loro tattica, ovviamente per chi ha ambizioni anche di vittorie di tappa. Con il numero 76 vediamo all'attacco il primo, diciamo così, tentativo di attacco serio di questa tappa, la Jasinka della Michela Fanini Rox, sempre Valentina Scandolara sulla sua ruota, quindi queste tre atlete che hanno preso un leggero margine di vantaggio nei confronti dell'avversario. Completa il terzetto con il numero 63 Emilia Falin, HTC Aeroad, una delle squadre più importanti presenti a questa edizione del Giro Donne. E allora la Scandolara, poi abbiamo sentito la Emilia Falin della HTC. L'HTC ovviamente è una squadra importante non solo a livello femminile. Adesso vediamo quale sarà l'iniziativa, come verrà sviluppata dalle tre davanti. In questa fase c'è la malgorzata Jasinka della Fanini. Emilia Falin, svedese, HTC Aeroad, neocampionessa svedese della cronometro. Quindi ci sono tante campionesse nazionali, i campionati nazionali in tutto il mondo si sono svolti la settimana scorsa, come qui da noi. Pensate che per quanto riguarda il titolo della strada ci sono tra le atlete in gara ben 13 campionesse nazionali. Andremo a conoscerle e naturalmente tappa dopo tappa saranno contraddistinte dal fatto che indossano appunto la maglia di campione nazionale. La Falin in questo caso ha la maglia del club, perché lei è campionessa nazionale della cronometro, quindi la vedremo indossare nell'ultima tappa il 10 luglio a San Francesco al Campo, giornata in cui il Giro Donne propone appunto una tappa cronometro. In questa fase stanno rilanciando l'azione, immagini dalla nostra Moto 1 che segue appunto la testa, la regia è firmata da Francesca Portinari, per tutto il resto è la ITA 77 di Napoli che ci assiste audio video in questa avventura nel 22esimo Giro d'Italia femminile. E allora si stanno impegnando, la media è intorno ai 36 km orari,
una giornata un po' strana, un po' particolare, perché siamo partiti con condizioni meteo sicuramente calde, ma il cielo era coperto, adesso vedete che fa capolino anche il sole. Sì, diversa umidità, sembra scomparso per ora il grande caldo degli ultimi giorni. L'Italia centrale, quindi la partenza da Roma, l'arrivo a Velletri, sempre in provincia di Roma, in questi giorni transita una, insomma, c'è un po' di perturbazione, un po' di cielo perturbato, qualche goccia di pioggia. Quest'oggi le atlete non sono state disturbate dalla pioggia, ma non è il grande caldo che c'era nei giorni scorsi, insomma. Quindi attendiamoci, grazie anche a queste condizioni climatiche, una bagarre interessante, appunto perché è una temperatura ideale per correre in bicicletta. Questo invece è un traguardo volante. Traguardo volante con le tre Falin, Scandolara e Jasinka, sempre a giocarsela. Dietro il gruppo è guidato dalla Ryan Cliff, la Teresa Ryan Cliff della Colavita Forno d'Asolo. Ecco, traguardi volanti che rivestono un'importanza particolare perché assegnano dei secondi di abbuono, così come gli arrivi. Se all'arrivo le prime tre vedranno 10 secondi alla prima, 6 alla seconda, 4 alla terza, nei traguardi volanti rispettivamente 3, 2 e 1 secondo. Quindi questo può soprattutto nelle prime giornate condizionare anche, diciamo così, lo svolgere della corsa, perché gli abbuoni sono importanti anche per le posizioni in classifica generale. Qui siamo a due giri dal termine, quindi le atlete sono già sul circuito di Velletri, quindi due giri al termine, quindi 14 chilometri esattamente all'arrivo, e vediamo ora la lavagna, 30 secondi di vantaggio rispetto alle inseguitrici, rispetto al gruppo. 30 secondi per il terzetto, siamo già oltre i 70 chilometri percorsi, lo ricordiamo, originariamente 81 chilometri e 700 metri, poi sono arrivati a farne addirittura 86, insomma, sì, non si fanno mancare nulla. Qualche discrepanza nella misurazione del percorso, c'è stata una variazione questa mattina dalla partenza, la corsa doveva prima partire dalle Terme di Caracalla, poi per motivi di ordine pubblico e di viabilità l'amministrazione di Roma ha chiesto di partire da un'altra zona, sempre comunque nella zona dei Terme di Caracalla, quindi c'è stata un po' di discrepanza nei chilometri, comunque nulla di grave, questo accade quasi normalmente in tutte le gare. Qui siamo invece con il gruppo, con la numero 8, anche lei una fortissima atleta, Olga Zabeliskaya della Diadora Pastazzara, squadra di Martina Romoli, a cui mandiamo il primo nostro saluto, è la madrina di questa edizione del Giro Donne, sfortunatissima atleta, ma atleta di grande carattere che saprà reagire alla sfortuna che gli è capitata. Poi parleremo naturalmente in modo diffuso di lei nel corso della terza tappa, che è stata addirittura dedicata a lei. Saremo nella sua terra, nella provincia, a cavallo tra le province di Macerata e Fermo, da Potenza Picena fino appunto all'ultimo dei cinque capoluoghi delle Marche. Adesso intanto abbiamo visto telecamere che indugiavano giustamente sulla maglia di campionessa nazionale del Regno Unito, Lisbeth Armstead, altra atleta molto interessante, altra giovane di sicuro avvenire, Silvio, e adesso andiamo a seguire ancora l'azione di Emilia Falin. Sta scendendo il vantaggio, ricordiamo erano 30 secondi all'inizio del penultimo giro, ma dietro anche sulla spinta della Marian Voss e di tutte le altre grandi, della Abbott e della Hausler, naturalmente il gap si sta riducendo perché il traguardo qua di Velletri comunque fa gola per gli abbuoni, appunto come dicevamo, lo ricordiamo, gli abbuoni alle vincitrici di tappa sono 10, 6 e 4. Infatti devono resistere in questa fase alla reazione veemente del gruppo, che naturalmente una volta visto che il vantaggio dilatava già 30 secondi che le tre di testa avevano raggiunto, ha iniziato ad inseguire ed è iniziata la reazione. In questo momento vediamo in testa al gruppo una delle campionesse nazionali presenti con il numero 107, la Ryabchenko, Tatiana Ryabchenko della Colavita Forno d'Asolo, campionessa d'Ucraina, infatti indossa la maglia di campionessa nazionale ucraina. Eccola che insiste in questa azione, sta cercando di riportare il gruppo sulle tre, la Falin, la Scandolara e la Jasinka, strada che sta adesso in leggera ascesa,
adesso la temperatura in questo momento è sicuramente intorno ai 26-27 gradi, c'è il sole, Silvio ricordava giustamente prima il tasso di umidità non indifferente, qua siamo in collina, ma è naturale insomma che non ci può essere molta differenza rispetto alla temperatura di partenza a Roma. Ed è la campionessa del mondo Giorgia Bronzini che sta chiedendo alle compagne di squadra, abbiamo visto appunto la Riabchenko, sta chiedendo alle compagne di squadra uno sforzo per andare appunto a chiudere sulle tre di testa, quindi Giorgia Bronzini evidentemente sente la gamba per poter andare a sprintare, è una delle favorite quest'oggi, la campionessa del mondo Giorgia Bronzini, la riconosceremo queste 10 giornate appunto perché indossa la maglia iridata. Giorgia Bronzini che viene da un periodo negli Stati Uniti dove ha conquistato 4 corse, quindi 4 successi per lei, non è stata particolarmente in palla al campionato italiano a Milazzo, tra i problemi legati al jet lag, tra il fatto appunto di aver incontrato un percorso più impegnativo di quello che sembrava, è stata un po' una Giorgia Bronzini sottotono, tenterà naturalmente di rifarsi in questa edizione del Giro Donne, soprattutto nelle giornate adatte alle sue caratteristiche di velocista, di donna veloce. Quest'oggi potrebbe essere una di quelle giornate. Ecco, qua siamo in discesa, questo è il gruppo delle inseguitrici, davanti il vantaggio si sta assottigliando sempre più, ricordiamo sempre il terzetto di testa, la Falin, Emilian Falin, Valentina Scandolara e la malgorzata Jasinka con il dorsale 76, e adesso la Olga Zavlinskaya, altra atleta importante della Diadora Pastazzara, che in questa fase, vedete proprio qua, si vede in maniera tangibile il saliscendi. Ed è lei che va a raggiungere per prima il terzetto di testa, Olga Zavlinskaya. Quindi diventano in 4 davanti, attenzione, vediamo se ci sarà il controscatto, ma vedete che il gruppo con in bella evidenza Elisabeth Armstead è lì, si è riportata lì, quindi ci sono tutti gli elementi per una conclusione, una volatona a ranghi compatti, e naturalmente lì andremo a vedere subito la potenza delle grandi, delle grandissime che partecipano a questo giro, Silvio. Sì, il gruppo ritorna praticamente compatto, quindi tutte assieme, c'è qualche ritardataria, le difficoltà del percorso naturalmente qualche vittima l'hanno causata, ed è sempre Valentina Scandolara che tenta di rilanciare l'azione. Bello il comportamento della giovane veronese che è particolarmente attiva, particolarmente pimpante la sua azione, diretta dalla Pegoraro, una delle più importanti ed esperte direttori sportivi del mondo femminile, questa giovane promessa del nostro ciclismo femminile, Valentina Scandolara, che tanti successi ha mietuto nelle categorie giovanili, sta ritrovando anche nella massima categoria grazie ai consigli di aiuto della Pegoraro una sua dimensione, una dimensione che compete appunto ad un atleta di talento come lei. Esa Tromp in avanti, visto già lì nelle primissime posizioni la Marion Vos, e poi soprattutto, Silvio, questo è un traguardo, se la situazione non muterà, arriveranno così per una come la Teutenberg. Ina Jocko, che l'ha di conquistò le prime 4 tappe al Giro Donne, 3 allo sprint e 1 a cronometro. Questa è la dimostrazione del grande talento della non più giovanissima campionessa tedesca, che si presenta anche quest'anno molto agguerrita, indossa la maglia di campionessa di Germania, titolo conquistato anche per lei la settimana scorsa, e sarà senza dubbio una delle grandi protagoniste per gli arrivi in volata. Sì, è arrivata all'alba dei 37 anni, ma è naturalmente molto molto temibile. Attenzione, intanto c'è questo rilancio di iniziativa da parte della Emilia Falin, vedete che ancora ci prova, non vuole rassegnarsi a questa volatona. La Charlotte Decker, chiedo scusa, sempre della HTC Airoad, che sta cercando di avvantaggiarsi, ha conquistato un centinaio di metri. Evidentemente Ina Jocko Teutenberg non si sente così sicura e sta chiedendo, abbiamo visto in precedenza Emilia Falin, non a Charlotte Becker, tentare di animare la gara, quindi o
la Teutenberg non è particolarmente certa delle proprie possibilità quest'oggi o vuole far lavorare le avversarie. Quest'oggi non dimentichiamolo, Giorgia Bronzini, Marianne Vos sono le avversarie più quotate per la fortissima sprinter tedesca che sta chiedendo lei uno sforzo alle compagne di squadra appunto per rendere vivace e più dura la gara, e così stanno facendo. Abbiamo visto in precedenza Emilia Falin lanciarsi sul terzetto insieme alla scandolare la Jasinka e ora la Charlotte Becker, anche lei tedesca, che tenta di rompere gli indugi e di sorprendere la compagnia. Ormai ci siamo, avete visto alcuni istanti fa sullo sfondo già si intravedono le prime immagini di Velletri, quindi il gruppo è lì, 150-200 metri per la Becker. Un'altra atleta esce dal gruppo. Sì, è la con il dorsale 115 la Marta Bastianelli, ovviamente siamo a casa sua, quindi sta cercando di mettersi in evidenza. Marta Bastianelli, ex campionessa del mondo, lo ricorderete, Stoccarda 2007, poi coinvolta suo malgrado in una brutta e strana storia di doping o pseudo tale, ha dovuto comunque scontare un lungo periodo di squalifica. Ora Marta Bastianelli torna al ciclismo che conta, ha trovato nella Cipollini Giambenini un ingaggio e sta tentando naturalmente di ritrovare la forma di un tempo. No, Marta Bastianelli che è un'atleta particolarmente talentuosa che ci auguriamo il nostro ciclismo possa recuperare. E allora Bastianelli, Becker, adesso la strada comincia a salire e lo ricordiamo si chiuderà qua con uno strappo finale che naturalmente avrà il suo peso, perché ci vorranno gambe, ci vorrà forza e ci vorrà soprattutto il saper star lì, Silvio, essere comunque delle velociste, perché poi dopo alla fine è questo quello che conta in questi tipi di arrivo. Bisogna essere veloci, bisogna essere resistenti, soprattutto quando l'arrivo è posto in cima a uno strappo. Vedete che le atlete stanno affrontando ad alta velocità questo strappo che porta verso Velletri, sempre Olga Zabelinskaya della Diadora Pastazzara particolarmente attiva quest'oggi, è sempre lei che va a rintuzzare, a controllare la gara, ricordiamolo, nello squadrone di Maurizio Fabretto guidato da Manella Cambra e da quella che è stata una se non la più grande campionessa del ciclismo femminile, Diana Zigliute, sono inserite le due ultime vincitrici del Giro Donne, Mara Ebbott, statunitense, vincitrice nel 2010, e Claudia Hausler, tedesca, vincitrice nel 2009. Si chiude qua questa iniziativa della Becker, avete visto, e della Bastianelli, gruppo che torna compatto, avete visto anche la bella coreografia in rosa di Velletri. Siamo all'interno dell'ultimo giro e adesso ancora una iniziativa da parte della Loese Gunvik, l'atleta della formazione olandese della Bluit. Loese Gunvik, eccola, inquadrata dalla nostra moto, e ancora alle sue spalle la Rossella Callovi, la giovane trentina Rossella Callovi, che si è molto ben comportata nel recentissimo giro del Trentino classe 1991, ex campionessa mondiale juniores al secondo anno nella categoria assoluta, la vedete sta pedalando in agilità e in scioltezza. Silvio, questo è uno dei nomi del futuro. Uno dei nomi del futuro, dici bene, veramente. Rossella Callovi, un grande futuro si prospetta di fronte a lei, ragazza interessantissima, dal talento purissimo, nata a Kles, insomma città, che paese noto agli appassionati di ciclismo perché ha dato i natali anche ad uno dei più grandi campioni dell'epoca moderna del ciclismo maschile, vale a dire Maurizio Fondriest, una ragazza particolarmente talentuosa che anche lei si lancia quest'oggi nel tentativo di raccogliere un buon risultato, mentre sono le compagne di squadra di Marianne Vos che fanno la guardia in testa al gruppo. Abbiamo visto Loese Gunvik, ora invece Annemiek van Vleuten, entrambe olandesi, che sono in testa al gruppo a controllare la gara, questo in appoggio naturalmente a
la campionessa, la cannibale come la chiamiamo noi, appunto Marianne Vos, una delle grandi favorite della tappa di oggi. E perché no, sono curioso di vederla, l'ho vista alla partenza particolarmente magra rispetto al passato, quindi chissà che non abbia preparato e che non tenti anche di puntare ad un prestigioso traguardo per quanto riguarda la classifica generale. Curiosa è questa immagine della nostra Moto2, questa è la Marta Tagliaferro, ma avete visto di fianco c'era la Charlotte Baker, che è passata nel breve volgere di tempo da una prima posizione addirittura in coda al gruppo. E noi con le immagini torniamo ancora sulla Eleonora Van Dijk alla HTC Airoad, quindi Judy Tarn fa lavorare le proprie compagne, e questa è la maglia tricolore della varesina Noemi Cantele. Noemi Cantele anche lei fa capolino in testa al gruppo, intruppata come vediamo anche lei in uno dei più importanti team del ciclismo femminile, Garmin Cervelo, squadra inglese, ed è Sua Maestà Marianne Vos in persona che salta sulla ruota della nostra campionessa d'Italia, della nostra Noemi Cantele. Garmin Cervelo che presenta Emma Pooley con il numero 145, lo scricciolo inglese particolarmente forte in salita, la ricorderai Pier Giorgio, vincitrice Coppa del Mondo, prova di Coppa del Mondo a Cittiglio, e lei la capitana 80 di questo, chilometri di fuga di questo squadrone per quanto riguarda la classifica generale. E allora vedete adesso, approfittando anche della discesa, si stanno impegnando, stanno cercando un po' di fare l'elastico in avanti, ed è proprio Emma Pooley in seconda posizione, guarda, l'abbiamo chiamata e prontamente si fa vedere in testa al gruppo. Sì, gruppo lì, che non è più formato dalle 130 atlete che sono partite stamattina, sono rimaste non più di una cinquantina di atlete. Nel gruppo principale c'è già stata una certa selezione nei saliscendi, sulla salita di Castel Gandolfo e nei saliscendi di questo circuito di Velletri. Emma Pooley della Garmin Cervelo, l'inglesina di Norwich, che adesso è in terza posizione, vedete fisico minuto proprio tipico, classico della scalatrice. E adesso il dorsale della Van Vleuten, della Bloit, mentre davanti si staglia una sagoma che è ben diversa rispetto alle altre. Poi via via tutto il resto di questa avanguardia che sta cercando, guidata dalla Eleonora Van Dijk della HTC Airoad, ripeto, sta cercando di stringere i tempi in vista del traguardo finale. Questo è il quarto ed ultimo giro del mini circuito che vi abbiamo segnalato ripetutamente, che porteranno le atlete al traguardo di Velletri. Abbiamo parlato di Emma Pooley, quinta nel 2010, quarta nel 2009, viene segnalata da tutti gli esperti che seguono il ciclismo femminile come la principale favorita. Sarà su di lei che anche le avversarie, tutte le avversarie faranno la corsa per capire, appunto, per cercare di conquistare un piazzamento importante in classifica generale. Fortissima scalatrice, discreta a cronometro, il suo tallone d'Achille è la discesa, e quest'anno il Giro Donne presenta una discesa particolarmente difficile, la discesa del passo del Mortirolo, nelle ultime tappe naturalmente di questa edizione del Giro Donne. Vetta mito del ciclismo al maschile, ma quest'anno è una novità assoluta anche per le donne, questo tanto per dare un'idea di come i valori tecnici comunque diventino, naturalmente non si possono annullare per ovvi motivi, però diventino sempre più simili, proprio per dare appunto la idea complessiva di quale tipo di professionalità ormai ci sia anche in questo mondo. Allora, strada che torna a salire, adesso stiamo veramente avvicinandoci verso Velletri, verso il traguardo di Velletri. Passo del Mortirolo che per esattezza sarà presentato nella settima tappa, che parte da Rovato con arrivo a Grosotto, Rovato in provincia di Brescia, Grosotto in provincia di Sondrio, ed esattamente nel finale ci sarà la scalata al Passo del Mortirolo. Quindi anche il ciclismo femminile va alla scoperta di questa che ormai da tempo è diventata una delle montagne mitiche per quanto riguarda il giro invece al maschile. Gruppo compatto, come vedete da queste immagini della nostra Moto1, un gruppo compatto con naturalmente le migliori, con le rispettive
atlete ombra a fare la guardia davanti, perché adesso naturalmente non ci sarebbe più tempo per recuperare se ci fosse un'iniziativa. La media, lo ricordiamo, è intorno ai 36-37, quindi abbastanza sostenuta visto anche il tipo di percorso, Silvio. Sì, assolutamente. Con questa telecamera invece stiamo seguendo le atlete che fanno parte delle retrovie del gruppo. Vediamo qualche atleta in difficoltà. Abbiamo visto con il numero 7 Amber Pierce, sempre della Diadora Pastazara. Comunque gruppo allungatissimo ma ancora compatto, che si sta avvicinando ormai al finale di tappa, con arrivo appunto a Velletri. Molte maglie Garmin Cervelo nelle prime posizioni a tenere coperta la capitana Emma Pulley, che non vuole correre rischi. Le prime giornate sono sempre qualcosa di molto nervoso, di molto pericoloso a volte, e quindi chi punta alla classifica generale non vuole naturalmente lasciarsi sorprendere, disposto anche a spendere più energie rimanendo davanti, rimanendo al vento, ma assolutamente cercando di correre meno rischi possibili. E allora andiamo a vedere come si sta preparando il gruppo a questa possibile, probabile ormai volatona finale. Ancora, come diceva Silvio, maglie della Garmin Cervelo davanti. Hanno soprattutto nella giovanissima Elisabeth Armstead la punta veloce della loro squadra. Elisabeth Armstead, che veste la maglia di campionessa nazionale della Gran Bretagna, intruppata lei nelle file appunto della Garmin Cervelo. Quindi Elisabeth Armstead per gli sprint e Emma Pulley invece per la classifica generale, la nostra Noemi Cantele per andare a cercare di conquistare qualche tappa dal percorso mosso, mentre le atlete sono transitate chilometro. All'ultimo chilometro. Ultimo chilometro, vedete, si allarga il fronte, davanti ci sono tutte le migliori, spicca naturalmente la maglia di campionessa nazionale della Marianne Vos, eccola lì al centro del gruppo, e vedete adesso la strada comincia a salire per arrivare qua in cima ai 330 metri di Velletri. L'arrivo è fissato in Piazza Cairoli, siamo in pieno centro storico. Marianne Vos nelle prime posizioni, riconoscibile dalla maglia di campionessa nazionale d'Olanda, alle sue spalle la maglia di campionessa del mondo di Giorgia Bronzini e di campionessa d'Inghilterra della Gran Bretagna di Elisabeth Armstead. Sì, ci sono tutte lì davanti, anche la Gilmour, la Pulley, la Leitaite, la Berlato, la Callovi. Comincia ad entrare nel vivo questo sprint, questo affollato sprint a cui assisteremo tra alcuni istanti. Ina Jocko Teutenberg alla ruota, riuscita a conquistare la ruota di Marianne Vos. Sono loro due le atlete più pronte allo sprint. Marianne Vos, vedete, ha già preso decisamente la testa. L'arrivo, ricordiamolo, è leggermente in salita con fondo stradale in pavé, in ciottolato. Quindi Armstead, Johansson, Teutenberg, Vos sono tutte lì. C'è anche la nostra Berlato, la Guderzo. Attenzione, siamo ai 300 metri conclusivi, ovviamente 250 aumenta subito, prende decisamente l'iniziativa la Marianne Vos. Attenzione, Marianne Vos entra nel rettilineo finale, 150 metri, sembra aver guadagnato quei 5-6 metri che possono diventare decisivi. Sfila davanti alla nostra moto la Vos, la Teutenberg, la Johansson, la Armstead. Attenzione, eccole, siamo con le telecamere fisse, va a vincere a braccia alzate Marianne Vos, poi la Teutenberg, la Johansson, Armstead, Anne Callovi, Berlato, Guderzo, Leilighted, Brass, Pulley, Gilmour, via via tutte le altre, tutte a un secondo classificate. Allora subito un graffio della grandissima Marianne Vos, sì. Superbo lo sprint di Marianne Vos, letteralmente dominato, ha staccato di ruota
Ina Yoko Teutenberg, la velocista principe del Giro d'Italia 2010, e Marianne Vos va a conquistare questo primo importante successo, un secondo di vantaggio su tutte le altre, più i 10 secondi di abbuono appunto che spettano la vincitrice. Sì, quindi classifica generale che è, appunto, la vede immediatamente in rosa, con la Teutenberg a 5 secondi, la Johansson a 7 e poi il gruppone guidato dalla Amstead ad 11 secondi. Prima delle azzurre la Rossella Callovi, che è giunta sesta e ha preceduto le nostre Berlato e Guderzo. Rivediamo il replay. Da questo replay vediamo la vittoria netta di Marianne Vos. Ha compiuto il 13 maggio scorso 24 anni, campionessa totale, oro a Pechino su pista, oro a Salisburgo su strada nel 2006, 4 ori nel ciclocross, altri 2 ori mondiali sempre su pista, quindi siamo di fronte veramente ad una campionessa immensa. Una campionessa assoluta che riesce, come abbiamo già ricordato, a difendersi dappertutto. Ed ecco il podio: Vos, Teutenberg e Johansson. Sicuramente un tris d'assi, Silvio. Assolutamente, veramente il Giro Donne 2011 parte con il botto. E allora, queste sono le maglie, vedete la verde, la azzurra, e adesso andremo ad ascoltare appunto sua maestà Marianne Vos subito dopo il traguardo. Allora la domanda è d'obbligo: ti aspettavi subito di finire So into cycling, and it's great to wear this pink jersey in the Giro, and of course I hope to keep it for a while, but tomorrow is going to be a really hard stage, so I have to be in the front. Ok, allora ho chiesto se era nei suoi piani di salire subito in vetta alla classifica generale, andare subito alla vittoria. Lei mi ha risposto che è molto contenta di questa vittoria, è molto contenta di questa partecipazione al Giro, perché il pubblico italiano è sempre molto molto caldo, e cominciare subito con una vittoria, stare sul gradino più alto, per lei è molto molto positivo. And for the next days, your program is... Well, last year I was happy with two stage wins and to be in the pink jersey. Now I already have one, and I am in the pink jersey. I'll see how it ends up. I'll try to get as far as I can come in the general. But it started already good, so I'm happy. Dice che ovviamente punta a vincere ancora altre tappe, soprattutto a conservare la leadership della classifica alla maglia rosa, perché quest'anno nella maglia rosa ci crede, ed è un traguardo che ovviamente considera alla sua portata. Thank you so much. Adesso ascoltiamo la... Questo giro si è cominciato come meglio non poteva, vista anche la tua giovanissima età, ricordiamo, tu sei del 91. Sì, oggi dai, questa è la mia prima partecipazione al Giro d'Italia, e niente, sono contenta per il risultato di oggi. In volata la vostra era imprendibile, è arrivata anche questa maglia un po' inaspettata. E allora siamo all'epilogo, Silvio, di questa prima tappa: Vos, Teutenberg e Johansson. E ovviamente la classifica generale è la stessa, è la fotocopia dell'arrivo di tappa. Domani da Pesco Costanzo per 91 chilometri. Domani partenza e arrivo da Pesco Costanzo, 91 chilometri, con la salita di Madonna Regina, tappa interessante anche dal punto di vista altimetrico, anche domani. E allora è veramente tutto, grazie telespettatori per averci seguito, la buona serata da Pier Giorgio Severini e Silvio Martinez.